Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata. E si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Nella solennità dell'Immacolata, la liturgia della parola, attraverso ciò che abbiamo letto nel Vangelo e la prima lettura che non abbiamo letto, ci offre un parallelo tra due figure, tra Eva e Maria. Un parallelo che non è contrapposizione, sarebbe un errore mettere in contrapposizione queste due figure, ma appunto un confronto, un parallelo non tanto a livello personale quanto a livello di scelte che poi hanno inciso nella storia della salvezza. La situazione che viveva Eva, descritta dalla Genesi, era una situazione ideale. Eva e Adamo vivevano nel paradiso terrestre in un'armonia piena, completa con loro stessi, con il creato, avevano una comunione piena con Dio, simboleggiata dal fatto che Dio passeggiava con loro, accanto a loro nel giardino, e vivevano questa situazione di armonia e di bontà perfetta. Questo gioco si rompe con un rifiuto da parte di Eva, con un atto di disobbedienza. Dio in qualche modo aveva avvisato l'uomo, non minacciato, ma avvisato che un atto di rifiuto, un atto di disobbedienza avrebbe portato delle conseguenze. Di fatto Dio aveva una sola pretesa, una sola cosa aveva chiesto all'uomo, di rispettare i ruoli per il bene stesso dell'umanità. Da una parte il creatore, da una parte la creatura. Se si fosse salvaguardato questo principio su cui si basava tutta questa armonia, questa comunione piena sarebbe andata avanti, mentre Eva, con il suo atto di disobbedienza, mette in crisi e fa collassare appunto questa armonia, rifiutandosi. Di fatto il gioco si rompe, ma Dio non si arrende. Dio non può accettare che l'uomo che lui ha creato perché fosse partner di questa comunione piena perdesse questa possibilità, per cui in qualche modo deve riavvolgere il nastro della storia e chiede ad un'altra donna, perché deve essere l'umanità in qualche modo a riparare un atto di disobbedienza che la stessa umanità ha messo in essere, chiedendo un sì nuovo all'umanità attraverso Maria. E Maria, con il suo sì, in qualche modo riannoda questo legame, questo vincolo di comunione che con il no di Eva si era sciolto. Maria, con il suo sì, riabilita Eva e riabilita tutta l'umanità attraverso la sua obbedienza, l'atto di disobbedienza delle origini
è ristabilito, è superato. Nel sì di Maria c'è la possibilità di dire anche noi il nostro sì. E nel sì di Maria, nella frase del Vangelo che abbiamo ascoltato, c'è finalmente la risposta a quella domanda che nella Genesi era rimasta inevasa. Dio nella Genesi dice: dove sei? E l'uomo fa scena muta, si nasconde. Maria nel Vangelo di oggi dice: eccomi, sto qua e sono qui per fare la tua volontà. Per cui in qualche modo Maria ricapitola in sé tutta la storia precedente fatta di disobbedienza e la porta a sublimare in qualche modo con un suo nuovo sì. Nel sì di Maria, ripeto, c'è la nostra possibilità di dire sì, la possibilità di dire il nostro sì. Nel sì dell'Immacolata, che leva la macchia che in qualche modo Eva ha messo sull'umanità, c'è la possibilità di ricominciare. Per me, oggi, grazie al sì di Maria, io non sono né condannato a disubbidire, ma nemmeno giustificato per poterlo fare. Nel sì di Maria c'è la possibilità per me di rimettermi in maniera costante in quella armonia, attraversando e camminando e ripercorrendo la strada dell'ubbidienza, nel fare la volontà di Dio. Allora, buona festa dell'Immacolata a tutti, buona festa del sì.